Le storie di Oltrebuio di Keith D'Amore, capitolo 48. Sbavava, sbrodolava quasi. Agognava quel carico di vitamine a un metro in linea d'aria dai suoi occhi miopi, ma non voleva tirarsi su dal divano. «La cannuccia!» urlò il vecchio opera in direzione della cucina. La signora Milly borbottò qualcosa. Dalle pie crostate ai frutti di bosco per la proloco si era convertita all'esercito della salvezza a domicilio. Lui era convalescente, coperta a quadri fino al collo, con 35 gradi di umidità e telecomando in mano, così ne approfittava per farsi servire e riverire. La spremuta d'arancia sul tavolino stava agendo sulle ghiandole della sua bocca, prosciugandole con immagini seducenti di polpa e succo freschi appena versati a cascata nel bicchiere cristallino. I due giovani si tenevano per mano, entrando nella grotta e ignorando il grande cartello che indicava il pericolo. L'antro era enorme. Circondati da stalattiti e stalagmiti, vecchie di millenni, avanzavano nella semioscurità. Lei tremava, lui con la giacchetta del college la rincuorava e faceva strada. Cercavano il braccialetto di lei, perso durante la fuga qualche ora prima. Infatti erano entrambi caduti dentro quella che sembrava una enorme ragnatela, qualcosa di mai visto prima, i cui fili erano spessi quanto un braccio. Continuavano l'esplorazione addentrandosi sempre più in quel labirinto di cunicoli e colonne di pietra tutte uguali. Lui salì un masso urlando come Tarzan, lei nervosa lo richiamò all'ordine, aveva paura. Era la vendetta del ragno nero, un classico in bianco e nero, lo aveva visto dozzine di volte. Adesso non gli andava più, perché aveva vissuto qualcosa di altrettanto incredibile e spaventoso da tenerlo sempre sulla corda. Qualcosa che non riusciva a comprendere del tutto e, per quello che ricordava, confuso, non aveva testimoni né prove. Lo sceriffo gli aveva risposto che i fantasmi non esistono, che si era sbagliato, che senza mangiare aveva avuto le visioni. L'aveva rincuorato paternamente, mettendogli una manciata di pillole nel palmo della mano e raccomandando riposo. Non gli credeva nessuno. Ma nemmeno la polizia aveva una spiegazione logica del perché lo scuolabus fosse abbandonato fuori paese, senza nessuno a bordo. Lui sapeva che era tutto reale. Non erano fantasie di un moribondo. Era vero come il foulard rosso che la signora Milly si stava legando intorno al collo, preparandosi per uscire. «Ho lasciato la cena in caldo, ci vediamo domani». Poi sistemò una cannuccia snodabile nel bicchiere e glielo porse sorridendo. L'aranciata era nelle sue mani, finalmente. Il primo sorso gli dipinse una smorfia mal nascosta dalla barba. Era aspra come un limone verde e gli sembrò di essere tornato a scuola, con la maestra che lo obbligava a bere. Persino Cass si era alzato dal tappeto davanti allo schermo per osservare da vicino il comportamento del padrone. Quando la donna richiuse la porta alle sue spalle, una corrente d'aria entrò nell'istante stesso in cui sullo schermo passavano le immagini delle nevi polari con un orso mansueto che si rotolava il logo di una marca di caramelle. Provò una scossa lungo la spina dorsale da fargli rovesciare mezzo bicchiere sul pavimento. Le zampe leggere e setose della paura risalivano le vertebre contandole una a una. Non era al sicuro dentro casa e fuori la trappola era pronta, una rete tesa tra i rami o sul fondo di una buca coperta. Ci sarebbe cascato per restare invischiato come un moschino. Doveva avvertire la donna appena uscita. Novella cappuccetto rosso Age stava per cadere in bocca a un lupo antico e crudele. Dal canto suo sentiva il bisogno di alzarsi, di mettersi il cappotto e salire in sella insieme a Cass, per lasciarsi alle spalle tutti quei presagi e tormenti, quelle anime grigie annidate negli angoli della stanza, pronte a lasciarsi cadere a peso morto sopra di lui, soffocandolo.
Avete ascoltato Le storie di Oltrebuio di Keith D'Amore, capitolo 48. Produzione audio a cura di Dramabooks. Produzione video a cura del canale Cinema e Pendolarismo. Voce narrante e missaggio Germano Carella.